Giornata davvero da incorniciare, quella andata in scena domenica a Maia. Meglio di così non poteva andare. Temperaturina perfetta all'impianto di Via Palade, gremito da 8.000 e passa persone per l'edizione numero 70 del Gran Premio Merano Forst, che ha fatto registrare con la vittoria di Charles Starr un tris di triplette. La prima è quella tutta tricolore con la vittoria di Scuderia, allenatore Fantino, tutti made in Italy. Il secondo tris, quello del trainer meranese Paolo Favero, che ha messo in saccoccia il suo terzo GP di fila, così di diritto nella storia. Terza tripletta, quella del Fantino Raffaele Romano, anche lui alla sua terza vittoria nel Gran Premio Merano Forst. Poi c'è la doppietta del cavallo Charles Starr, che così ha eguagliato niente di meno che Sua Maestà Trapezio e Sua Eccellenza Orjac. Insomma, meglio di così davvero Amaya non poteva andare in un Gran Premio Merano Forst, tutto in chiave rilancio. Sinceramente, prima della corsa avevo più paura dei francesi, però si sono rivelati forse meno forti di quello che pensavo, o forse Shastar che è veramente un campione. Beh, anche tu dai, diciamolo. Speriamo, sì, devono dirlo gli altri, io faccio sempre quello che posso. Ma io penso che la vittoria stannunciata sia sempre la più difficile, perché se vinci non hai fatto altro che il tuo lavoro, se perdi c'è qualcosa che non va. Credo sia un grandissimo risultato. Tre Merani, per chi non lo sapesse, mi proiettano nella storia come unico allenatore italiano che li ha vinti e mi fa un immenso piacere. Ho iniziato la mia carriera sognando un quadro in sala bilancia, adesso ne ho tre e penso che sia una cosa notevole. 150 dal palo. Momenti di emozione e commozione a ragion veduta con la tripletta tricolore quando sulla linea del traguardo sono risuonate le note dell'inno di Mameli. Poi la premiazione con la baronessa Margherita von Manstein, patron della Forst, che da sempre sostiene la corsa al galoppo più bella del mondo, a consegnare l'ambita coppa in una giornata davvero perfetta.